Noi siamo vicini a loro, essendo di interpretare anche quello che è il sentimento di una comunità che è rimasta un poco così perplessa, attonita, meravigliata di questa grave situazione. Una vicenda di violenza e disagio. Un 42enne arrestato dai carabinieri perché avrebbe segregato e maltrattato per 20 anni la moglie e due figli, uno di 18 anni, l'altro minore. La comunità di Sturno commenta con amarezza il sindaco Vito Di Leo e sconvolta dalla notizia diffusa dalla procura. Dalle indagini condotte dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Mirabella e Clano è emersa la condizione estrema in cui i tre hanno vissuto per anni, segregati in casa e costretti a subire violenze di ogni genere, senza avere alcun tipo di rapporto sociale. Il GIP sulla scorta dei gravi indizi di colpevolezza raccolti dai carabinieri ha accolto la richiesta della procura disponendo la misura più idonea a neutralizzare il rischio di reiterazione. Uno scenario familiare a cui il sindaco non riesce a credere. I servizi sociali, il comune ha mai attenzionato questa famiglia? Il comune, diciamo, nel passato, quando i figli erano ancora piccolini, come dire, quelle piccole sovvenzioni che di solito noi riserviamo un poco a tutte queste famiglie che sono in una certa situazione anche economica, non navigavano nell'oro ma nemmeno erano famiglie, come dire, sul lastrico, sono proprietari di case, sia lui che il papà, famiglie lavoratori, che gente che ha sempre lavorato, piccole cose, il trasporto scolastico, queste cose qui, ma niente di più. La gente si chiede come mai per oltre 20 anni la moglie è segregata con violenza e nessuno si è accorto mai di lui. Io posso solamente dire che con lui e anche con la moglie spesso ci siamo incrociati, abbiamo dialogati, uscivano i bambini, i ragazzi andavano a scuola, lei aveva qualche lavoretto, lavorava, lui lavorava nel mondo, nel campo musicale. Non so questa segregazione, non mi permetto di, ci sono le indagini in corso, per carità, se c'è la magistratura che sta indagando. Io che loro, come dire, se intendiamo come segregazione uno che non potesse uscire, non mi pare, perché ripeto, erano spesso in mezzo alla strada, facevano vita sociale, i bambini soprattutto andavano a scuola, lei aveva qualche lavoro, qualche cosa faceva, e anche lui lavorava, anche io l'ho chiamato qualche volta per queste attività, quando serviva l'amplificazione per qualche festa o qualcosa.